made excuses in my life, but never before. Every seems so serious to show me the door. And don't forget, I know you've always been blinded. It's like mine, you'll never need reminding. And all I am is locked up. Sono laureata, mi sono interessata di problemi ambientali. Nella mia vita ho sempre dovuto affrontare la sfida relativa alla, direi a impormi come donna in un mondo di lavoro prettamente maschile. Il lavoro per Marina è libertà, perché credo che il lavoro sia importante per essere indipendenti e per essere liberi. E la prima cosa che mi ha detto quando sono andata a lavorare, mi ha detto: devi fare una testa del sindacato, quella che vuoi, quella che ritieni più giusta per te. E quello era il mio lavoro, e quello era quello che volevo fare fino alla pensione. Perché me l'ero guadagnato, me l'ero sudato, avevo fatto dei sacrifici e per mantenermelo le ho studiate tutte. Mi chiamo Eva Pinzella, sono assistente di direzione e sono molto contenta di essere una donna che lavora. Riuscire a portare a casa dei contratti per i miei colleghi, per me stessa, che miglioravano la qualità della vita in azienda, è stata una bella soddisfazione. Mi ha riempito molto come persona, mi ha permesso di crescere e mi ha dato veramente tanto. Sono qualificata nell'operatore d'abbigliamento. A 17 anni sono entrata nel mondo del lavoro. La maggior parte delle donne facevano questo lavoro, e tra l'altro il fatto di creare, di modellare il tessuto dava sfogo anche forse il lato mio creativo. Oggi che la crisi è così evidente, sto pensando di fare altro, sempre se il mercato me può permettere, già una donna di questa età di reinventarsi, spero che lo faccia. Essere donna, essere lavoratrice, essere anche un delegato sindacale, il tempo che devi impiegare, che devi dedicare, non è mai abbastanza, dovresti avere delle giornate con un'infinità di ore per riuscire a mettere insieme tutto e cercare di essere sempre sul pezzo. Purtroppo nel 92, in un incidente stradale, mio marito viene investito e quindi pertanto c'è questa perdita molto importante nella mia vita, e di conseguenza, avendo una bambina piccola di 6 anni, quindi non potevo più fare turni. Entrare in un ambiente maschile, donne, ragazzine, poi avevamo 21 anni, 22 anni, no? Quindi belle, eravamo belle. Andavo a lavorare a 15 anni, appena finito la scuola dell'obbligo. Ho iniziato nel settore tessile, magari anche tornando a casa riuscivi anche a realizzare qualcosa per te stesso. Ho fatto con tanta serenità questo lavoro, quindi mi ha permesso anche di essere mamma. Lavoro nella confezione, nel tessile, di Martina Franca. All'epoca, come entravi in una confezione, ti dicevano, chiedevi, posso lavorare? Allora ti dicevano sì, subito. E così è stato, il giorno dopo sono andata a lavorare, quindi avevo 16 anni, perché io e mio marito lavoravamo tutti e due nella stessa compagnia. Guadagnava un 200 più o meno, un 200.000 lire, 200. Qui c'è la differenza di sesso, capito? Cioè tutti pensano, l'uomo deve guadagnare di più. Ora c'è il rovescio della medaglia. Lui ha perso il lavoro, non che ha perso, ancora non l'ha perso, stanno in cassa Covid. Allora io, loro mi rispondevano, vabbè, ma tu non fai le stesse cose che fa lui. Sono entrata nel sindacato per la soddisfazione personale di poter aiutare altre lavoratrici come me nel loro lavoro. Lavoratrici che hanno paura di affrontare il datore di lavoro, lavoratrici che non conoscono le leggi e quindi hanno bisogno di una persona che gli faccia un po' da guida. Il mio ricordo più prezioso è quando tutti gli iscritti o la maggior parte di loro vengono e si congratulano con me per il lavoro svolto, per l'aiuto prestato e per le soddisfazioni lavorative che sono riuscite ad ottenere.
fin da subito nell'RSU Fieldtime CGL e quindi ho avuto modo di collaborare con tanti colleghi delegati, con i lavoratori. Ho subito capito che questo percorso mi piaceva ed era quello che volevo fare nella vita. E anche una soddisfazione personale, perché io quando arrivo a casa la sera tardi, perché abito molto lontano rispetto appunto al bellunese, però arrivo a casa stanca ma sempre carica di emozioni, di soddisfazione. Sono un ingegnere meccanico e lavoro in una grande azienda aerospaziale. Tra il 2012 sono delegata sindacale per la Fieldtime. Quello che mi è stato detto al rientro dalla mia seconda gravidanza. E poiché ero stata via per diversi mesi, penso come possa succedere a tutte le neomamme per l'accudimento del neonato, non avevano più bisogno di me, ma il modo in cui mi è stato prospettato il cambio, non come un'opportunità di crescita, di prosecuzione, diversificando la mia attività professionale, ma quasi come se fosse una punizione. Ho capito a quel punto che c'erano tanti e tanti passi da fare dal punto di vista della mentalità proprio dei nostri dirigenti e quindi ho deciso di darmi al sindacato. Ci credo molto nel sindacato e sono contenta questi anni che restano della mia carriera lavorativa di dare una mano al lavoratore. La mia azienda è prevalentemente maschile, tecnica. Sono mai stata inserita in corsi di formazione tecnici, ma si preferiva mandare gli uomini, proprio non manco me lo si chiedeva. Mi è stato negato l'inquadramento da direttiva e mi hanno sbattuto in faccia che alla mia età avrebbe comportato maggior perdita di tempo, ma distrutta. I've made excuses in my life as I fall in the floor. This just seems serious. You've shown me.